RLB, radioattiva la notizia. Allora, RLB che è radioattiva la notizia. Buongiorno, sono Edoardo Maruca, con me c'è Simona Gambero. Buongiorno. Adesso vi faccio capire come abbiamo parlamentato e preparato l'intervista con il senatore Morra di 5 Stelle, che è cambiata in 70 volte questi ultimi giorni, perché prima avremmo dovuto discutere con lui di questi portaborse alla regione. Che, insomma, da qualche giorno a questa parte se ne parla. Poi è mancato un paio di giorni, poi dei giornalisti che hanno fatto ricorso, giornalisti della regione che sono andati a prendere alcuni, che con il giornalismo, in effetti, io, insomma, devo dire che hanno poco a che vedere. Però questa mattina con Nicola Morra, che facciamo? Non discutiamo la notizia bomba dell'arresto dell'ex sindaco ed ex sottosegretario di Rende? Morra, buongiorno, buongiorno, grazie di essere con senatore. Noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. È un fatto grave quello che è accaduto, grave per tutta la collettività. Guardi, è un fatto gravissimo, ma in Calabria ormai dobbiamo essere preparati, se non a tutto, quantomeno a quasi tutto. Ogni giorno alla sua croce. Lei poc'anzi ha accennato ad altri scandali che hanno colpito l'opinione pubblica calabrese, perché dalla pubblica amministrazione si pretenderebbe un comportamento assolutamente trasparente e coerente con la normativa, poi si scopre che nel funzioni si continua a fare clientelismo, si continua a fare, insomma, in maniera deprecabile con il soldo del contribuente, che nel caso dovrebbe essere speso a favore dei più meritevoli e dei più deboli. E Sento un po' male, potrebbe spostarsi di qualche metro. In aula, mi dispiace, non mi posso allontanare. No, forse preme qualcosa sul cellulare, per cui si va ogni tanto va via la linea. Quindi... Ho fatto un'interrogazione per cambiare il ponte radio, perché No, in Senato abbiamo problemi perché le mura del Senato sono particolarmente spesse, robuste, quindi ci sono problemi. Però quello che è avvenuto questa notte è particolarmente grave, perché di fatto la DDA di Catanzaro, giungendo ad arresti, seppur domiciliari, ha di fatto legittimato la bontà di alcune indagini che vedono nel comune di Rende una grandissima infiltrazione di stampo mafioso, che di fatto dovrebbe aver segnato la storia amministrativa ma anche elettorale di questo municipio da ormai un quindicennio, se non più, per cui i nomi anche non eccellenti, eccellentissimi degli arrestati impongono un momento di riflessione per tutta la politica calabrese, perché è stato arrestato un ex sottosegretario al lavoro, quindi Sandro Principe dovrà spiegare al meglio la sua posizione, esattamente come Rosario Mirabelli, esattamente come Umberto Bernaudo, esattamente come l'ex consigliere provinciale Ruffolo, perché a questo punto è tutta la politica calabrese che deve accettare un controllo di trasparenza e di legittimità, in quanto anche questa inchiesta, e sottolineo quell'anche, dimostra che ormai la politica della nostra regione è assolutamente malata. Io naturalmente voglio credere che la magistratura abbia svolto le sue indagini con grande ponderatezza, con grande prudenza, e come è sempre auspicabile, ma se si arriva a queste decisioni non lo si fa a cuor leggero, ed evidentemente ci sono degli elementi probatori molto molto forti. Sì, anche perché generalmente si sente dire ho fiducia nella magistratura, ma per arrivare ad un arresto. Io credo che i PM Luberto e Bruni, insomma, abbiano veramente ponderato questa inchiesta, insomma, sì, queste attività di indagine. Anche perché di fatto questa è un'inchiesta che va avanti da più tempo. Sì. È un'inchiesta vecchia. È un'inchiesta che in qualche modo potrebbe anche essere da anticamera magari ad altre inchieste di cui sanno in tanti, grazie anche alle rivelazioni che molti organi di stampa hanno fatto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Adesso vediamo che cosa succederà. Io ho fiducia nella magistratura.
spero che le cose vengano fuori. Penso che il processo debba essere il luogo deputato a far appunto trionfare verità e dunque giustizia, ma se qualcuno ha sbagliato deve essere allontanato dalla cosa pubblica e dall'amministrazione della cosa pubblica in maniera, se non definitiva, quantomeno lunghissima, perché non possiamo permettere che amministratori che hanno usato i loro ruoli per favorire poteri criminali vengano poi magari a breve chiamati a svolgere un altro ruolo alle dipendenze di una qualunque amministrazione. Ma io, questo qui dovrebbero pensarci anche tanto i partiti. Io questa mattina stavo cercando di mettermi in contatto con i vertici del PD, che sicuramente per distrazione non hanno acceso il telefono, e devo dire che insomma seriamente ci dovrebbe essere una forte contrazione anche nel PD in relazione a quanto accaduto. Ma guardi, io spero che tutti, a prescindere dall'appartenenza a qualunque formazione politica, si faccia un esame di coscienza. Nel Sud, in Calabria in particolare, troppe volte si va a cuor leggero, soprattutto in campagna elettorale, a elemosinare voti, a chiedere voti. Si approssimano delle importanti comunali, tra l'altro a pochi mesi, insomma, noi torneremo a votare anche a Cosenza. Mm-hmm. Benissimo, io rivolgo un appello a tutti affinché il voto sia pulito, libero. Scegliete, evitiamo chi condizionamenti, volete, pressioni di stampo tra virgolette, certo, compromissorio, certo, perché per esempio votare per qualcuno che ti ha fatto una promessa è assolutamente inaccettabile. Far promesse per ottenere voti è ancora più grave, inaccettabile dire. Per cui dobbiamo denunciare quei candidati, quei politici che usano metodi che in qualche modo sono ascrivibili ad una mentalità mafiosa, compromissoria, clientelare. Noi dobbiamo rendere il cittadino libero di poter votare chi meglio dimostra di essere coerente con quanto dice in funzione di quello che ha fatto. Certo. Quindi premiamo la coerenza, premiamo l'onestà e premiamo anche un lavoro fatto di sacrificio e non di facili annunci, di facili promesse. Senatore Morra, la nostra è una ragione, ma per tanti parametri economico-sociali lo so. Diamo fiducia alla speranza. Sì, è vero, però la nostra è una regione che si basa sulla pastetta, e questa qui è una cosa, è un dato di fatto, perché se guardiamo giornalisti, portaborse, e questo e questo e questo e quest'altro, e chi ha preso il posto lì e chi ha preso il posto là, è una cosa difficile da scardinare. Lei lo sa bene che noi siamo qui alle 6:30 del mattino a lavorare, però per moltissime persone questo non accade. Non accade mai. È una scuola di pensiero. Siamo perfettamente d'accordo, ma dipende appunto da noi, perché ci sono persone che vogliono sottostare e persone che invece non accettano di sottostare a certi condizionamenti. La libertà è una condizione innanzitutto mentale che dobbiamo conquistare con tenacia, con forza, con la nostra determinazione. In molti lo possono fare, in tantissimi si piegano senza combattere. Per questo io penso che sia un problema innanzitutto culturale, antropologico, però poco alla volta, seminando oggi, chissà, si inizierà a raccogliere, e noi abbiamo iniziato a seminare da qualche tempo. Sì, è vero. Senatore, buongiorno, grazie. Grazie mille, buongiorno. Buon lavoro, buona giornata. Buona giornata a tutti quanti voi.